Nessuna razza ma possa sedere in una carrozza che schizza. Fanno di sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza l'ebbrezza di una capa quando arrezza. Tu in fondo poi fai teatro in qualche maniera, cioè il sì. Tuo è una teatro canzone molto diversa da quello che si intende generalmente per teatro canzone, che è Gaber, sono cose più serie, ma sempre teatro canzone è. Sì, è un teatro inconsapevole, è come se... sì, cioè, consapevole per te o per quelli che quasi vengono? Sì, come, no, o per tutti? Per entrambi, è come se sotto ipnosi regressiva, cioè vengono fuori delle robe. Lo faccio da tempo, in realtà ho cominciato timidamente molti anni fa a inscenare delle gag, insomma. Adesso queste gag hanno preso un po' il sopravvento, diventano delle pièce teatrali. E sia io che gli altri miei amichetti sul palco giochiamo a interpretare il ruolo anche un po' dell'attore, però lo facciamo sempre a servizio comunque di un discorso più generale che è quello del concerto. Cosa ti aspetti da me? Da me. Capo di un movimento, non sarei mica contento. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, bastardezza. Vengo sassi contro i lapidati della piazza, sul nato soltanto un po' d'amarezza, per chi mi ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, non posso sedere in una carrozza che schizza. Fatto dei sentieri di bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza ogni sicurezza. Ma è veramente difficile capire cosa fai. Perché tu fai un po' rap, vabbè, un po' rap, forse sei partito poi dal rap, no? Sicuramente in origine, rap, in origine sì, fu rap. Sì, in origine sì. Fu rap, ma direi gran parte di quello che faccio può essere connotata come rap. Essendo il rap, in fondo, un linguaggio. Un linguaggio che nella mia testa è sempre stata la diretta evoluzione della poesia metrica. E che quindi, essendo metrica, nella sua scansione sillabica, aveva una ritmica. Perché?